Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare delle buonissime corone zuccherate. Partiamo subito con la nostra ricetta. Allora, come vedete in coppa già ci sono 900 g di farina 00. Adesso andremo a inserire dentro mezzo cucchiaino di bicarbonato. Ci diamo una giratina. Andiamo a inserire un pizzico di sale, ci diamo sempre una giratina e continuiamo ad inserire 4 uova. Una volta inserite le uova, andiamo a inserire 150 g di latte, 140 g di zucchero semolato, 50 g di olio di semi, 2 bustine di vanillina, 1 bustina di lievito vanigliato. Adesso andremo a impastare il tutto. Mentre stiamo impastando, aggiungiamo 40 g di zabob. O se non vi piace potete usare un altro liquore che vi piace, tipo l'anice, il sammarsano, quello che volete potete inserire. Una volta che abbiamo impastato in coppa, adesso ci spostiamo un po' con un po' di farina sul marmo, la lavoriamo per qualche minuto e poi la facciamo riposare per un quarto d'ora. Ebbene ragazzi, passato il quarto d'ora, adesso andiamo a fare a metà il nostro impasto. Una metà la mettiamo da parte e l'altra metà la andiamo a stendere. Ovviamente inseriamo leggermente un po' di farina e andiamo a stendere l'impasto. Una volta che abbiamo steso il nostro impasto, adesso lo regolarizziamo, cioè togliamo l'eccesso, ci diamo un'altra passatina. Adesso andremo a fare delle fasce leggermente larghe. Una volta che abbiamo fatto le strisce, prendiamo una striscia, andiamo a bagnare i bordi con un po' d'acqua, poi andiamo a chiudere a due, giriamo, attacchiamo i lembi dell'impasto, schiacciamo leggermente per farlo attaccare. Adesso lo sto facendo vedere rallentature e poi andiamo a piegare anch'essi e poi ovviamente andiamo a friggere il tutto. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo fatto tutte le forme delle nostre corone, adesso io ho già inserito olio di semi, è arrivato a temperatura. Andiamo a inserire un paio di corone, poi con una mazza di legno per non far chiudere i buchi, andiamo e mettiamo la nostra mazzetta dentro alla nostra corona e li facciamo girare in pratica. Prima una e poi l'altra, perché nel gonfiarsi si potrebbe chiudere il buchino. Una volta fatta questa operazione, andiamo a girare dall'altra parte, sempre con la mazza, e sempre facciamo la stessa operazione. Andiamo a girare a cerchio, guardate, e poi possiamo lasciar stare. Una volta che vediamo che sono dorati sia da una parte che dall'altra, li possiamo uscire. Ebbene ragazzi, abbiamo fritto le nostre corone, guardate un po' che carina. Ops, la mettiamo in testa, scherzavo. Allora, una volta che abbiamo fritto queste meraviglie, adesso ci andiamo a inserire un po' di zucchero a velo e che ci mangiamo, ragà? I bambini ne andranno matti. Un po' ci giocheranno e un po' ne mangeranno. Una volta che abbiamo inserito lo zucchero a velo, ragà, adesso siamo pronti per mangiarceli. Buoni, buoni, che meraviglia! Guardate, sono come i Kraft. Buonissime. Le nostre corone sono pronte per essere magnate. Che bontà. Ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, pollice in su, ok?
iscrivetevi alla grande sul mio canale. Ciao a tutti!